Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Madhav Chavan è un ingegnere chimico, un attivista indiano per il diritto all'istruzione. È anche il vincitore del premio WISE 2012, che vale $500,000. Scelto da 7 giurie internazionali, Madhav ha offerto una formazione scolastica a persone indigenti in India, con il minimo di risorse disponibili. Ecco come la determinazione di quest'uomo ha trasformato un ideale in realtà. I dati 2011 dicono che il livello di istruzione in India sta migliorando. Il tasso nazionale di alfabetizzazione va oltre il 70%. Eppure ci sono ancora molti bambini, in particolare nelle zone più povere, che non sono in grado di leggere e non vanno a scuola. Frequentando baraccopoli dimenticate, un uomo armato di pazienza e ottimismo ha trovato una soluzione praticamente dal nulla. Questa è la storia di Madhav Chavan attraverso le sue stesse parole. This is Madhav Chavan's story in his own words. Alcuni bambini indiani cantano la loro speranza nel futuro. Vogliono avere la possibilità di andare a scuola, di emanciparsi ed essere parte attiva nel processo di crescita a marce forzate dell'economia indiana. L'ONG Pratham, di cui Madhav Chavan è amministratore delegato, segue bambini che provengono da famiglie particolarmente indigenti, che non sono in grado di garantire una formazione scolastica ai propri figli. È difficile parlare di buona istruzione. Sono convinto che non si tratti di qualcosa di puramente accademico. Ha a che fare con la saggezza. A volte ci dimentichiamo che l'umanità è sopravvissuta grazie alla saggezza presente nelle persone comuni. Abbiamo conosciuto la schiavitù, le grandi guerre, abbiamo ancora strumenti per enormi distruzioni di massa, combattiamo per il potere e sarà così per anni. Per poter mantenere l'equilibrio mentale, sopravvivere e aiutare gli altri, penso che sia necessaria l'istruzione. L'avventura di Chavan comincia 18 anni fa a Mumbai. Pratham è stata fondata nel 1994 per coinvolgere società civile, governo e aziende sui temi dell'istruzione primaria e per trovare soluzioni e risorse, lavorando effettivamente su larga scala, su scala cittadina, per risolvere i problemi. And actually do something on a very large scale, at the citywide scale, to solve the problems. Se vuoi fare un lavoro su vasta scala e non hai risorse, devi cominciare a pensare in un altro modo. Bene, non ho queste risorse, dunque non ne ho bisogno. A Mumbai le baraccopole hanno stretti vicoli, sono affollatissime, sporche e non ci sono spazi. Abbiamo quindi deciso che fosse la comunità a scegliere dove tenere le attività scolastiche. Spesso docenti professionisti preferiscono non lavorare nelle baraccopoli. Abbiamo dunque pensato di fare affidamento sulle risorse locali nei quartieri poveri. Abbiamo detto loro: se vorrete, vi aiuteremo ad avere una preparazione, perché lavoriate qui per istruire i vostri bambini. Questa comunità è conosciuta come la colonia Thakarbapa, dal nome di un famoso autore di riforme sociali. Molta gente qui lavora la pelle. Si può vedere come i vicoli siano congestionati. Queste baraccopoli sono come dei villaggi, economie a sé stanti, con negozi, ma qui non hanno mezzi. Abbiamo dunque avviato sin dall'inizio dei programmi per istruire i bambini. Andiamo a vederne un esempio. I ragazzini sono in classe. Namaste.
Una volta che ho iniziato, il modello è stato spontaneamente replicato in altre città perché imprenditori e funzionari in pensione hanno ritenuto che potesse essere qualcosa di fattibile nelle loro città. Man mano che il paese cresce economicamente, sempre più indiani avvertono il bisogno di fare qualcosa per l'istruzione. 20-30.000 nostri volontari si sono occupati di redigere il primo rapporto annuale sullo stato dell'istruzione, ASER, che rappresenta qualcosa che ci pone nello scacchiere internazionale. Emergono due grandi fatti. Uno è che in India oltre il 90-92% dei bambini nel 2005 ha frequentato la scuola, ma il 50% di loro non è in grado di leggere, anche dopo aver superato il quinto livello di studi. Dopo essere venuti a conoscenza di un problema così grave, abbiamo lanciato un programma dal nome Leggi India. Penso ci siano molteplici problemi. Spesso se ti concentri troppo sugli ostacoli non combini nulla. Ciò che bisogna fare è occuparsi di una cosa e portarla avanti. In questo modo si possono trovare anche altre soluzioni. Qualche volta nel raggiungere un obiettivo ti trovi a capire che lottare e fare sacrifici è qualcosa che fa parte della vita. L'ONG Pratham ha sviluppato un'enorme rete di volontari. Migliaia di loro lavorano in aree rurali e urbane dell'India insegnando a leggere e scrivere a tantissimi bambini. Vediamo. Il successo di questa organizzazione non governativa è tutto nell'entusiasmo e nella passione dei suoi volontari. Priyanka è una di loro. Sono un'insegnante volontaria del programma scientifico della ONG Pratham in questa scuola. Ho una profonda gratitudine per l'organizzazione. Ho imparato moltissimo, non sapevo nulla prima. Ma ora come volontaria posso aiutare altri bambini a studiare e in questo processo acquisire nuove conoscenze. Fondamentale è il completamento del ciclo di apprendimento. I volontari collaborano generosamente con Pratham. Ogni anno lavoriamo con 60-80.000 di loro e si rappresentano il nostro mezzo per arrivare ai bambini. Si tratta di quei numerosi giovani che non hanno potuto terminare il ciclo scolastico e ottenere un diploma di scuola superiore e che abbiamo aiutato a completare il loro percorso. Ti aiutiamo nella formazione, è tutto gratuito, ma non si ottiene nulla senza dare qualcosa in cambio. In cambio dovrai insegnare ai bambini del tuo villaggio. Istruiamo perché istruiscano. Io ti aiuto, ma poi dovrai radunare 20 bambini del tuo villaggio e far loro da insegnante. Penso che questa sia una soluzione interessante e che possa trovare una più vasta applicazione. Non ho finito il mio percorso scolastico perché dovevo continuare a fare avanti e indietro dal mio villaggio. Mio padre voleva che rinunciassi a continuare ad andare a scuola. Dopotutto mi diceva, sarai una casalinga e non lavorerai. Qual è l'utilità? Ma ho visto altri alla scuola Pratham di zona e ho sentito che davvero volevo studiare e fare qualcosa nella mia vita. Ero motivata e ho superato l'esame del mio livello successivo. Mio padre mi ha dunque lasciato studiare, non ha fatto obiezioni. Poi un amico della Pratham mi ha suggerito di andare nella scuola della Baraccopoli. Mi è piaciuto molto insegnare per un anno. Amo questi bambini. Così sono diventata anch'io un'insegnante qui, in questa scuola. Quando sono arrivata qui non sapevo nulla. La mia maestra si chiama Sgunnisa, mi ha insegnato moltissimo. Ora so un sacco di cose. Vorrei fare l'insegnante da grande.
Prima di lasciarci, vi chiediamo di raccontare le vostre opinioni sul vincitore del premio WISE. Fatecele conoscere sulle pagine dei nostri social media. A presto! Goodbye for now. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.